con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la seconda domenica di Pasqua, l'ottava, che formò un unico grande giorno di Pasqua in questa settimana. Ed è anche la festa della Divina Misericordia. Sentiremo proprio nelle letture che ci verranno proclamate, letture del Vangelo, il racconto dell'incontro tra i discepoli e il risorto. E saranno davvero tanti i messaggi che riceveremo. Vogliamo con disponibilità accoglierli nel cuore, vogliamo lasciare davvero che la gioia della Pasqua non sia qualcosa di già finito, concluso, passato, ma ricordare che è una cosa presente, viva, in mezzo a noi. Questo è il senso anche del nostro ritrovarci nel giorno del Signore. Allora lo invochiamo. Con noi c'è anche una coppia, Giovanni e Maria, che celebrano il 60° anniversario di matrimonio. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Secoli dei secoli. Amen.
dagli atti degli apostoli. Molti segni e prodigi venivano per il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel popolo di Salvatore. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti i credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle tucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla della città vicina a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
hanno creduto. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. Stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Sono diversi messaggi che possiamo cogliere in questa domenica dell'ottava di Pasqua. La prima espressione che io ho colto, che va così, bello condividerla insieme, è proprio il nome che i cristiani hanno dato alla domenica, questo giorno, il giorno del Signore. Siamo nel conteggio dei giorni della settimana ebraica, il primo dopo il sabato. Il sabato era il giorno di festa, di riposo, e Gesù è risorto il primo giorno della settimana. E proprio in questo giorno c'è un ritrovarsi insieme, c'è l'incontro tra i discepoli e il risorto. Ma non solo, hanno dato questo nome proprio per sottolineare che è il giorno nuovo, è anche l'ottavo giorno. Se vogliamo, cioè il giorno che sta fuori della settimana, sta al di là, che inizia un nuovo tempo che è quello della nuova creazione inaugurata appunto con la risurrezione di Gesù. E questo ottavo giorno è diventato un appuntamento fisso col tempo per i discepoli. In otto giorni si ritrovavano e il Signore è come se avesse dato appuntamento a loro e appariva. E allora i cristiani hanno compreso che era davvero importante questo ritrovarsi insieme per vivere la presenza del risorto tra loro e vivere insieme, continuare a condividere questo amore, questa agape che partiva dall'ascolto della parola di Dio e dallo spezzare il pane insieme. E
importante penso recuperare proprio il significato della domenica, del giorno del Signore. Noi abbiamo riempito di tante cose, giustamente il giorno libero dal lavoro, per molte persone, il giorno del svago, del rilassamento, però ci abbiamo messo dentro anche tante altre cose, svuotandolo magari del suo significato primario, del suo valore originale. È come se Gesù oggi ci dicesse: è importante recuperare questo appuntamento, la fedeltà a questo incontro, se vogliamo davvero diventare testimoni anche noi del risorto. L'altra espressione molto bella è proprio quella della risurrezione. Questo tentativo da parte dei discepoli, dei testimoni che hanno incontrato il risorto, di albettare qualcosa di questa realtà che nessuno aveva mai conosciuto e sperimentato prima. Non hanno le categorie, il pensiero e anche le parole per dire questa novità. Allora cercano in qualche modo di descriverla con delle immagini che però sono molto eloquenti anche per noi. Il fatto che Gesù venne e stette in mezzo a loro, ci dicono gli evangelisti, ed erano lì a porte chiuse. Quindi Gesù con il suo corpo non è entrato in quella stanza dalla porta o dalla finestra, ma possiamo dire una sorta di materializzazione, si è materializzato lì in mezzo a loro. E non era qualcosa di evanescente, non era uno spirito, non era un fantasma, perché ha mangiato con loro, abbiamo sentito, non noi che abbiamo mangiato, bevuto con lui dopo la sua risurrezione. Tommaso tocca quel corpo, tocca quelle piaghe, quindi è qualcosa di estremamente concreto, vero. E nello stesso tempo però questo linguaggio, questa descrizione ci dice che la materia del suo corpo, della sua umanità è qualcosa di sublimato dalla risurrezione. Cioè qualcosa che è finalmente libero da tutti i vincoli dello spazio, del tempo, delle leggi della fisica e della chimica che noi conosciamo e che in qualche modo sempre ci condizionano e ci aiutano. Gesù è in un posto che può essere contemporaneamente in un altro, e appunto si rende presente improvvisamente in mezzo a quel gruppo di uomini intimoriti e spaventati. La risurrezione però ci dice anche un'altra cosa di questa materia umana di Gesù, che essa diventa la memoria del suo amore. Quei segni che Gesù mostra a Tommaso sono i segni del suo amore. Vedi i segni dei chiodi, della lancia che ha trafitto il mio costato. Questo ti dice quanto io ti ho amato e ti amo. E neanche la morte riesce a cancellare questi segni. La risurrezione li conserva per sempre. Abbiamo dato anche nel Salmo responsoriale del ritornello: il suo amore è per sempre, eterna è la sua misericordia. Questo amore non finirà mai, non sarà mai cancellato. E proprio questo ci introduce allora anche a capire quali doni il risorto viene a fare a noi, che siamo i suoi discepoli di oggi. Come allora è venuto e ha detto, abbiamo sentito ben tre volte, pace a voi. Il primo dono è quello della pace che il risorto dà ai suoi discepoli, la pace. L'altro è il perdono: perdonate i peccati, a chi li perdonerete saranno rimessi. E a Pietro ha consegnato le chiavi del regno per aprire e chiudere, a chi si lascia aprire il cuore per accogliere il perdono verrà dato questo perdono, a chi invece vuole restare chiuso nel suo cuore permeabile, allora questo amore lo rispetterà, resterà fuori. Però il perdono è fondamentale. Se vedete, sono quei segni, molti segni prodigi, si dice la parola, compivano gli apostoli in mezzo al popolo. E erano gioiosi, erano entusiasti. Abbiamo visto il Signore, dicono Tommaso, ma anche Tommaso era incredulo, aveva bisogno di toccare con mano per rafforzare la sua fede. E anche quelle persone che magari li esaltavano perché
vedevano loro stare insieme, le loro gioie, però dicono: ma questi ci parlano di un risolto, qualcosa che non abbiamo messo, cosa sarà? E allora quelle guarigioni, quei segni, più prodigi diventavano il loro mettere il dito nella piaga dell'amore del Signore, della sua grazia, che passava attraverso quegli uomini. Pietro dice: io non ho né oro né argento, ma tutto quello che ho te lo do nel nome di Gesù. Lo storpio ha detto: alzati e cammina, e quel miracolo è avvenuto, perché sapeva che Gesù aveva oltrepassato quel limite della morte, che era ritornato vivente dalla morte, per cui non c'era più nulla che poteva fermare il suo amore e la sua potenza, e ha voluto condividerla. Quindi risolto, ha condiviso questi doni della pace, del perdono, della gioia con i suoi discepoli, e loro a loro volta li hanno condivisi con gli altri. Questa comunione, questa condivisione profonda, diventare segni a nostra volta del suo amore. Ecco, vedete come questo diventa davvero una grande risorsa anche per ciascuno di noi. Vogliamo chiedere davvero al Signore che ci renda autentici segni di questa risurrezione. Se non portiamo la pace e il perdono nel mondo, che cristiani siamo? Che cristiani siamo? Come potranno credere attraverso anche la nostra presenza? L'altro grande dono che il Signore fa è il suo Spirito. Vuol dire che lo Spirito di Gesù abita noi, che siamo le membra del suo corpo. Spirito e corpo sono un'unica realtà, agiscono insieme, diventano membra l'una dell'altra, si intersecano, si competono per essere un'unica realtà che agisce, che opera. Ecco, chiediamo che questo Spirito ci renda davvero segni di questo amore, portatori di questa gioia, di questo perdono, perché offriremo così agli altri quelle piaghe che aiutano a sostenere la loro e la nostra fede. Vogliamo questo invito di Gesù, non essere increduli, ma credenti. Signore, ci aiuti. Insieme facciamo la nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre. Quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'Inferno, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Con fede e umiltà ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che ha risuscitato Cristo dalla morte, e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, guidati e illuminati dalla forza dello Spirito Santo, possano operare in mezzo alle persone loro fidate. Preghiamo. Per le nostre parrocchie e collaborazioni pastorali, come la prima comunità cristiana, siamo fedeli l'ascolto della parola di Dio, l'Eucaristia e nella preghiera, e realizzano una vera fraternità e condivisione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i bambini e i ragazzi che nel tempo di Pasqua vivranno un incontro con il Signore, risorto nei sacramenti dell'Annunziazione cristiana, con la gioia dell'amicizia con Gesù, e la coltivino con i loro atteggiamenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti si sono allontanati dal Signore, hanno lasciato in impedire il loro rapporto con Lui. Invochiamo per loro il dono della fede e chiediamo che l'incontro con testimoni
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo e chiediamo il dono della pace che risorto offre al mondo, perché anche i cuori che coltivano progetti, interessi personali, di morte, di distruzione, possono davvero convertirsi, lasciarsi riempire da questo dono della pace che risorto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vogliamo ricordare la Signore Giovanni e Maria in questa festa, in questo anniversario del loro matrimonio. Il Signore continui a benedirli, a donare loro tutte le grazie necessarie per la vita insieme, per essere, continuare ad essere segno di Cristo sposo e della Chiesa sua sposa nel mondo. Preghiamo. Ricordiamo, Signore, i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare familiari Cisera, Cucciolla Narciso e i familiari, Elia ed Enrico, Arcelide, Iseo, Attilio, Dironco e Tonon Gianni e familiari, familiari Martino e Michele. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Padre, la risurrezione di Gesù rischiari il cuore di ogni persona e infonde in essa la speranza della vita eterna nel tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere
vita su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Thank you.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E l'infanzia di noi un sacrificio perenne anche gratuito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi del nostro intercessore presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma della fede e dell'amore della tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco Agostino, il Collegio Pasquale, tutto il clero e il popolo di la Redenta. Conferma nell'impegno cristiano i tuoi figli che, mediante il battesimo, il dono dello Spirito Santo, hai chiamato a far parte del tuo popolo e fa che camminiamo sempre nell'immobilità di Dio. Ascolta la preghiera di questa famiglia nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore, nel suo vero corpo. Ricongiunta a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni regno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito che è sorto ci dona, animi i nostri cuori, questa preghiera filiale vogliamo insieme cantare. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace.
ed ora in unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nello spirito del Cristo risorto, date un segno di pace. Thank you.
pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Nel foglietto degli avvisi metto in evidenza alcuni, riprende questa domenica l'incontro settimanale con delle domeniche pomeriggio dalle 15 alle 17 in canonica Ormelle, l'incontro del gruppo ricreativo dell'oratorio, e c'è un'altra novità, poi spiegheremo meglio anche nei prossimi foglietti. Il martedì pomeriggio un gruppo di ragazze si è reso disponibile per offrire uno servizio di biblioteca, ho raccolto una serie di libri che mettono a disposizione. O Dio, che ci hai invitati alla tua mensa, custodisci questi coniugi Giovanni e Maria nella tua santa amicizia, per che ricchi di giorni di opere buone siano accolti da te nella tua casa, per Cristo nostro Signore. Amen.
meglio recuperare.